Inizia quindi il conto alla rovescia per il campionato provinciale del Sud Pontino con il Real Terracina che torna alla pari a Carucci, dove praticamente ha giocato l'intera stagione il quartier generale. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli. Proprio in questo istante il confronto, linea mediana del campo, cerca di trovare spazio Pariselli, subito adesso lo serve, lascia il pallone indietro per Tara, ci prova dalla distanza, la risposta di Anibale, si riprende a giocare, ancora Alessandro Zannella dalla parte opposta, vede Pecchia. Cambiano spesso i due giocatori, il tiro da parte di Zannella, ha dato il pallone a Pariselli, Pecchia cerca di farsi spazio in mezzo, tocco ultimo dei giocatori del San Giovanni Spigno, nulla di fatto, ancora Tara, il tiro, Anibale, Pariselli, Zannella all'indietro, Pecchia dalla distanza, gol, e c'è il gol all'undicesimo, si sblocca quindi il confronto per Patriarca che se ne va, adesso ci prova a tirare addirittura Patriarca da posizione impossibile, da ritmi blandi, anche se la formazione di casa tenta sempre, gol, il gol al diciannovesimo da parte di Franzese. Pariselli viene fuori, la finta con il corpo, il diagonale va soltanto a lambire il palo, ancora per Opromolla, il diagonale, il tiro, Pariselli al volo, in due tempi Anibale, subito per Pariselli, lo scambio per Tara, tenta di girarsi, il tiro, il palo dice di no, ecco il gol, arriva da parte di Capitan Zannella. Pariselli, Zannella, vede Tara, preferisce invece colpire il pallone verso Anibale, Corona, Zannella, prova la soluzione dalla distanza, ancora Zannella a protezione della porta, adesso ci prova Pariselli, il primo tocco da parte di Anibale, balle per Tramontano con l'esterno, subito Franzese, pericolo, palla che va a lambire il palo, calcio di punizione, Cardillo se ne incarica lui stesso della battuta, adesso Olleia, Patriarca, adesso Anibale, e c'è il palo da parte di, sulla conclusione di Zannella, incredulo, azione troppo elaborata, e la palla messa in mezzo per Di Tucci, Conca, adesso c'è Pecchia, pallone allazzato e c'è il gol di Pecchia proprio all'ultimo, grossa ingenuità del San Giovanni. Patriarca, ancora comunque si continua a giocare, Patriarca, il tiro respinto, arriva il triplice fischio finale, è la vittoria della squadra di Gianni Napoli, è la vittoria del campionato con 3 giornate di anticipo. È tutto per il momento, la più cordiale buonasera.